E quindi l'idea è reintrodurre gli animali, iniziare appunto a fare policolture, quindi cambiare. Sono nati seminativi, è nato il progetto dell'orto, che è, insomma, cercare di riqualificare, dare valore anche a tutte le altre culture, no? La gente è disposta a spendere qualcosina in più, no? Per una bottiglia di vino, ma non lo è per il pane che mangio tutti i giorni o per ciò che mi faccio. Non è un orto di stampo industriale, che questo, come per il vino, no? Cioè uno può fare anche 1000 bottiglie, però se decide di usare un certi protocolli enologici, perché dal momento che tu ci metti il lievito sei piccolo e sei artigianale nel tuo, però alla fine usi delle tecniche industriali. Sì, sì, sì. Quindi anche se io fossi piccolo e facessi solo mezzo ettaro di orto, no? E faccio però mezzo ettaro di tutto, non solo una cultura, ragiono da un punto di vista industriale. Altre parti della pianta che normalmente uno non utilizza, no? La barba del finocchio, il fiore del finocchio e la foglia del cavolfiore, tutta roba da fotografare, cose che sono buonissime, che però non hanno valore commerciale, che vengono normalmente che buttate, privato al mercatino magari non te le, ma non te le comprerà mai. Allora se invece fai cultura e quindi la vedono che il ristoratore la fa, la utilizza, dice cazzo è interessante. Quasi eliminate totalmente le varietà internazionali, sono state reintrodotte varietà come la Lionza, come il Negretto, prima con dei sovrinesti, adesso iniziamo appunto a fare anche poi un cambio di vigneto, cioè un vigneto che era di Cabernet diventerà un vigneto misto di tante varietà autoctone. La nostra idea per ora è di rimanere su questa dimensione, no? Non vorremmo crescere, cioè ci interessa di più, ecco, sviluppare altri progetti agricoli. Ci sono stato in cantina. L'uva arriva dalla campagna. Magari facciamo fare una notte dentro a quel container frigo dove c'erano adesso dove abbiamo preso le verdure. Quindi capite, da 30 gradi vanno giù a 12-15. A quel punto vengono buttate dentro di raspate, lasciate una o due notti a macerare, svinata, e poi dopo rimesse dentro cemento e lasciate tutto fermentazione spontanea, quindi senza inoculo, del culo e niente. E poi con gli anni abbiamo un po' imparato a, invece di correre a voler avere sempre i vini tutti secchi, adesso spesso volentieri ho tanti vini dolci qua. In questo momento. Questi vini dolci sono poi quelli che fra qualche mese, adesso che sto iniziando a ragionare su come metterli insieme, e andranno a finire in bottiglia e rinizieranno a rifermentare. Quindi io non aggiungo mosto. I nostri nonni facevano in Emilia, ma in Veneto, facevano il vino in questa maniera. Cioè il vino normalmente si fermava prima dell'inverno, cioè si fermava la fermentazione. Perché in particolare in alcune delle nostre zone c'era poco azoto, perché si raccoglieva appunto a fine settembre, prime botte di freddo a fine ottobre, novembre, si fermava, c'era molto meno accanimento, no? Del dare aria, gestire la massa, non veniva gestire tutti i giorni come facciamo noi in continuazione, cioè noi usiamo le stesse tecniche di quelle che si usavano 50 anni fa o anche prima. Però le usiamo con una maniera un po' più professionale, no? Cioè noi capiamo di questo, facciamo questo, anche se adesso l'azienda del Peperino si sta diversificando su altre cose, una volta invece era raccogliere quando c'era la gente per poterla raccogliere, cioè, e ovviamente erano vini non filtrati, non chiarificati, semplicemente decantati, questo è un punto importante, cioè adesso fa freddo, ok? Adesso fa freddo, il vino ha smesso di fermentare, per forza di cose si decanta e si deposita, anche se è dolce, deposita e si impedisce, si pulisce, ok? Poi dopo lo travasiamo, è evidente che c'hai un vino che è molto più fine e
frizzanti come li facciamo noi, che per noi ancestrali sarebbe quelli, cioè l'ancestrale è quelli che facevano i nostri avi, no? È in realtà una rifermentazione che riparte dopo questo periodo di decantazione, di pulizia, e quindi alla fine, passami un po' il termine, l'esagerazione, è un po' più vicino a un metodo classico, no? Con la differenza che il tiraggio non c'è stato aggiunto zucchero, non sono stati aggiunti i lieviti, no? Perché ci sono già dentro. E quindi in realtà sono vini che in particolare poi, se uno non li va a sbucare, che nel tempo diventano, si continuano, sono, hanno una longevità pazzesca, possono arrivare a 10 anni. Quindi capisci che dall'idea di concetto di vinello frizzante da beva veloce, che costa poco, fruttone veloce, a un vino che invece ha le sue, anche se è frizzante, ha le sue caratteristiche di longevità, di finezza, è totalmente un altro mondo. Hai capito? E allora capisci che su anche come noi raccontiamo questo territorio è importante. Dei vini che invece hanno una tradizione forte, e invece vanno valorizzati. È venduto dopo 3, 4, 5 anni sui lieviti. Quindi è l'idea proprio di far vedere che in realtà i frizzanti, diciamo, la rifermentazione, come la facciamo in Emilia, come la facciamo in Italia, in realtà si può fare anche per fare dei grandi spumanti e per fare dei vini appunto, con una longevità importante.